Dunque, ci troviamo all'interno dell'appartamento, questo è l'ingresso, una rampa di scale, dopodiché si sviluppa su un unico livello. Arrivati a piano abbiamo un disimpegno con alla nostra sinistra il bagno, che vedremo più avanti, e la camera da letto. Concentriamoci sul il vivo dell'appartamento, che non è altro che tutta la zona living, tutta la zona giorno, per cui il grandissimo soggiorno con angolo cottura, questa parete attrezzata con questo mobile ovviamente fatto su misura artigianale. Poi concorderemo assieme ai proprietari se o meno è compreso nel prezzo il mobilio. Ad ogni modo è comunque su misura, per cui questo è l'ampio angolo cottura. Purtroppo in questo momento certo le condizioni sono disordinate, ma immaginiamocelo perfettamente ordinato e pulito. Qui abbiamo un camino, è stata organizzata, allestita come un'altra zona, sempre living, un altro salone. Dunque, un passo indietro, questa porta verrà murata, verrà chiusa, per cui sentiamo le campane della collegiata che si trova proprio di fronte a noi. Questa stanza, come dicevo, è stata utilizzata come zona living, come salone, ma potrebbe benissimo essere, per chi ha bisogno di una seconda camera, una camera matrimoniale. È mansardata, ma è perfettamente vivibile. Ecco, riusciamo a stare in piedi sino a questa altezza, per cui abbiamo probabilmente 50 centimetri solo che non si possono, diciamo, utilizzare stando in piedi, ed è una stanza molto molto grande. Il disimpegno dal quale siamo entrati, vediamo che c'è anche una cassaforte. Questa è un'altra camera da letto, o la camera da letto, come abbiamo già detto, in base alle esigenze. È anche questa molto grande, mansardata, ma a differenza della stanza che abbiamo lasciato poco fa, è completamente vivibile. Vediamo l'altezza, soppalcabile, che è molto molto alta. E qui abbiamo il bagno. Con la vasca si può, con una spesa davvero sciocca, chiudere il vano delle scale per recuperare, oltre a una esteticità dell'appartamento, sicuramente anche una dispersione termica, chiudendo con un pannello, poi un tecnico ci suggerirà come. Vi do appuntamento per una visita sul posto.